Cari giovani, siamo giunti alla seconda domenica di Avvento. Domenica, andando a messa nelle nostre comunità, ascolteremo i primi versetti del Vangelo di San Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Come inizia dunque il Vangelo di Gesù per l'Evangelista Marco? Inizia con un messaggero, con una strada e con una voce. Il Vangelo di Gesù inizia con Giovanni Battista, con la strada che lui percorre nel deserto e con la sua voce potente che invita alla conversione. Vedete, in qualche modo il Vangelo di Gesù però inizia allo stesso modo anche per ciascuno di noi. Inizia sempre così, arriva un messaggero, ci viene preparata oppure offerta una strada e infine ci viene rivolta una parola che ci chiede di fare sul serio, che ci chiede di raddrizzare i sentieri della nostra esistenza. Allora ragazzi, tre domande per voi. Primo, chi è il messaggero grazie al quale inizia il Vangelo di Gesù oggi per te? Forse il tuo don, un educatore, un insegnante speciale? Forse lo stesso Santo Padre che domenica ha pronunciato una parola nell'omelia o nell'Angelus che tu hai sentito particolarmente rivolta a te. Oppure forse un autore di vita spirituale, un santo, il cui libro giace da tanto tempo sul tuo comodino senza che tu ancora lo abbia aperto, lo abbia letto. Un messaggero, ma anche una strada. Allora chiediamoci anche, ragazzi, qual è la strada che Dio oggi ti offre? Forse è quell'incarico che ti è stato affidato nella comunità, oppure un rapporto umano significativo e prezioso per te, un lavoro, una responsabilità, oppure ancora una vicenda lieta o triste, o forse quella prova che stenti ormai a superare. C'è un messaggero, c'è una strada, ma c'è anche una voce che si rivolge a te. Una voce che talvolta sembra risuonare nel silenzio della tua coscienza, nel deserto di un mondo che non si accorge più di Dio, nell'ambiguità di una cultura che sa chiedersi solo cosa c'è di male, senza domandarsi mai cosa c'è di bene in ciò che si sceglie e in ciò che si fa. Grazie, Signore Gesù, perché in questo avvento inizia nuovamente il tuo Vangelo per me. Grazie per i tuoi messaggeri che si sforzano di aprire una strada nella mia vita, sulla quale io possa incontrarti, per ascoltare la tua voce che sempre mi parla, che quando occorre mi incoraggia, che spesso mi corregge e che ogni giorno mi chiama. Buona domenica da Don Simone.